Buongiorno equipaggio, benvenuti a bordo e benvenuti qui a Norfolk, città interessante, particolare, che è spuntata fuori da una distesa infinita di campagne che ci ha portato appunto qui, in Virginia. L'aria fuori è più che frizzante, è fredda! L'aria è veramente fredda questa mattina, nonostante in realtà la temperatura notturna minima sia stata di meno 4, non di più. E andiamo a vedere da quest'altro lato, perché oltre alla macchina che ci sta parcheggiando qui di fronte, probabilmente qualcuno che ci vuole fare una foto, può essere, da questa parte siamo protetti dal vento. Vediamo che siamo proprio a fianco alla ferrovia. Questa notte abbiamo sentito tante trombe del treno e sono particolari, perché è sempre bello sentire il treno quando sei qua in America, non so perché. Quella torre che vedete là in fondo è il passaggio del treno sul fiume. Ci sono due ponti, uno di questi in questo momento è chiuso, che si alzano e si abbassano e praticamente consentono il passaggio del treno oppure il passaggio delle navi nel fiume. Tantissima roba. Qua siamo proprio di fronte al fiume, infatti, e questa mi sembra una zona di cantiere. Cantiere non solo commerciale, ma anche militare, perché ci sono diverse navi militari ormeggiate e le vediamo pronte per essere lavorate, insomma. Questa mattina ho riacceso un pelino il riscaldamento. Non ho acceso in modalità invernale perché non ce n'era bisogno. Però, insomma, se lascio aperte le finestre, entra del bel fresco. Prepariamo subito il caffè e questa mattina vogliamo provare a percorrere un ponte di cui ci hanno parlato diverse persone, che sembra veramente incredibile, lunghissimo, che ci dovrebbe portare nella penisola dove si trova lo stato del Delaware, proprio di fronte a Washington. Deve essere una regione abbastanza particolare e vogliamo andarla a visitare proprio attraversando questo ponte. Devo essere sincero, c'è un bel vento e l'idea di percorrere un ponte in mezzo all'oceano con questo vento un po' mi inquietava. Adesso vediamo se calma un pochino. Oh, insomma, credo che se non si potesse percorrere non te lo farebbero percorrere. Vedremo. Qui abbiamo i nostri cactus che vengono spostati cercando di bilanciare il sole, che ogni tanto manca, e il caldo, che ogni tanto manca. Vediamo un po' se resisteranno. D'altronde sono piante del deserto, quindi dovrebbero essere anche abbastanza capaci di sopravvivere a temperature basse. Vediamo un po', dovrebbero essere robuste, non me ne intendo proprio. Sopravvivete, sopravvivete! In realtà questa persona si è parcheggiata qui e rimane lì. L'aria gelida non accenna a sparire. Pazzesco. Ragazzi, prepariamoci per andare ad affrontare questo ponte. Ah, qua dentro temperatura un po' meglio per via del preriscaldamento. Bene ragazzi, adesso siamo a Norfolk. Ci troviamo proprio qui all'interno, qui sui canali del James River. Guardate quanto sono grandi, cioè qua c'entrano navi pazzesche. E adesso dovremmo attraversare questo ponte, che a guardarlo fa veramente paura. Non so quanto sia lungo. Se guardo bene, tra questo punto e questo punto sono 21 miglia, ragazzi. Naturalmente non è un ponte lungo 21 miglia, ma ci sono praticamente tratti di ponte, tratti di tunnel che vanno sotto l'oceano. Tanta roba. E quindi poi proseguire qui su questa parte di penisola che appartiene ancora alla Virginia, e dopodiché entrare in Delaware, che sta proprio qui di fronte a Washington. Sembra essere una strada abbastanza interessante. Vediamo quanto può essere panoramica. Ciao parcheggio di Norfolk, della metropolitana, dello stadio dei baseball, un parcheggio di diverse cose, però ci ha accolto super bien. E ora partiamo. Fa freddo stamani, io c'ho anche il cappello. Sì, è un percepito più freddo, nonostante la temperatura ora sia intorno ai 0 gradi, cioè meno come ieri, ma ieri si percepiva diverso. Ma vediamo il meteo oggi, dicono che verrà bello andando verso nord. Vediamo. Si sta alzando il ponte! È passato il treno e il ponte poi si alza, fortissimo. È tutto di ferro! Modo de ferro.
non si può sbagliare, perché sennò giriamo per anni da tutte queste rampe. Speriamo di essere nella direzione giusta per andare verso il ponte. Bridge tunnel. Tolgo la giacca perché ora comincia a star bene. Siamo quasi arrivati, credo, dove c'è il pedaggio. Sto ponte è a pedaggio. Vediamo se esta è una casa rodante, gli paga meno. Qua credo che non c'è differenza. Qua credo che si vada ad assi, quindi due assi, quindi una macchina pagherebbe come il nostro. Credo, però vediamo. Altre cose che avevamo visto a pagamento funzionano così. Ora vediamo. All vehicle cash, stiamo a Brescia. Eccolo qua, il prezzo. Car and pick truck 14. Per la tonda sono 30 km di ponte e tunnel. To pay like a car, exactly? Yeah, $21. Oh, yo! Mamma mia! Cioè, questo fa veramente paura. Tra l'altro, c'è pure il vento. Cioè, stiamo lasciando la spiaggia e ci infiliamo nel mare, che guardate pure quanto è mosso. Quelli, i ponti di Bay West non sono niente. Cioè, adesso ci dobbiamo infilare sotto l'oceano. Cioè, il vento non riesco bene a capire da che parte tira. A volte tira a destra, a volte tira a sinistra. Io sto un po' centrale. Tanto non è che c'è molto bravo. Praticamente adesso passeremo sotto le navi cargo che ci passeranno sulla testa. Si fa un po' impressione. Vabbè, sì, nelle strette. Però sono andato un cervello. No, è che hanno chiuso una corsia. Mamma mia! Stiamo scendendo sotto l'oceano! Non è la prima volta che facciamo un tunnel sotto l'oceano. No, ma questo! E questo però è lungo, è veramente lungo. Qua credo sia il punto più basso, guarda. Preferire stare sotto il tunnel o sopra. In questo vento quasi preferisco stare sotto il tunnel. Comunque sta sul passacchino. Pazzesco, sì. Le navi. È un ponte anche quello, è tutto ponte fino laggiù. Sì, vedi. Tra un po' ci sarà un altro tunnel, si vede l'ingresso, si vede l'uscita, poi c'è un altro pezzo di ponte come questo, poi forse c'è un ponte proprio più classico, ponte ad arcata, e poi chissà quante altre miglia di sta roba.
non è tanto alto, guarda questo. No, guarda qua. È giusto per un camion trasporto container iCube. Non credo che ce l'avevo fatto entrare se non ci passavi. Some clothes of a line somewhere. Didn't know what else to do. Then out on the back porch with the most striking blue. What on earth? Giù all'orizzonte ci sono un sacco di navi. Probabilmente devono aspettare il passaggio stretto, non so. Cioè, questo canale d'altronde è di estrema importanza perché conduce al porto di Baltimora, che è certamente uno dei più importanti degli Stati Uniti. Chissà, siamo quasi arrivati, questo dovrebbe essere l'ultimo ponte. She says the coffee's on. French bread is baked brand new. You look like you could use some chow. Un bel ponte a schiena d'asino per censire la fine di questo incredibile ponte in generale, ponte tunnel, non so come chiamarlo. Vedo la riva, sembra di essere Colombo che giunge in America per la prima volta. Solo che l'abbiamo fatto su gomma. Guardate quel camion laggiù, com'è piccolo in confronto a questo ponte. E siamo quasi arrivati, dai. Secondo me no. Come no? Cioè, secondo me stiamo approdando su un'isola. Ah, è vero, c'è un'isola prima. Stiamo approdando su un'isola dispersa in mezzo all'oceano. Ragazzi, l'isola era piccolissima e adesso l'ultimo pezzo di ponte e poi siamo sulla terraferma. Questa tra l'altro si chiama l'isola dei pescatori. Scenic overlook, ci fermiamo? All'overlookare? Overlookiamo. E siamo arrivati! No, guardate quante navi! Pazzesco! Pazzesco anche perché sono tutte disposte nello stesso modo. Staranno tutte andando a Baltimora. Anche il camionista si è fermato all'overlook. Abbiamo disturbato i gabbiani. Ragazzi, c'è un vento pazzesco. D'altronde sul ponte l'avevamo capito. Ragazzi, che panorama nordico, veramente fantastico. Questi gabbiani sono sprezzanti del pericolo. No, hanno paura. E qua con 25 cent ci sarebbe la possibilità di guardare le navi, probabilmente. La spiaggia così comunque ha aspetto caraibico. Mancano le palme e manca il caldo. Apprezziamo anche la luce bianca dei fari di Valentino. Che posto. Ed eccoci qua, oltrepassato il ponte, adesso siamo su questa lingua, andiamo in direzione Kiptopeke. Che passaggio veramente pazzesco. Comunque questa dove si trovano tutte queste navi che abbiamo appena attraversato da un capo all'altro è la Chesapeake Bay, che è anche l'estuario più grande di tutti gli Stati Uniti d'America.
bene, ma approdati qua su questa penisola che pensate appartiene a tre stati diversi: Virginia, Maryland e Delaware. Facciamo combustibile. Qui, raga, non c'è sta la pompa veloce, c'è solo questa ed è lentissima, ci vorrà 40 minuti. Facciamo in tempo a congelarci qui. Credo di poter classificare questa pompa tra le più lente della storia. Qua dal tetto di questa stazione di servizio della Sunoco, che ci abbiamo tanto margine. C'era una ferrovia, ma stanno togliendo tutte le rotaie inutilizzate. Bel recupero di ferro e legno vecchio. Sì. Si è fatta l'ora di pranzo e io ho una certa fame. Tu, Simo? Abbastanza. Abbastanza. La strada che imbocchiamo è veramente piccolina. Ci infiliamo qua tra le campagne e i boschi. What she did shook me to the core. And I ain't gonna live like that no more. Oh, magnifico! Appena si lasciano le strade principali, si immerge nella natura che appare quasi incontaminata. Veramente incredibile. Bosco è tantissima roba. Well, I ain't gonna live like this no more. Trouble comes when the barmaid pours another four man who should have found the door. When I get gone, you can hear me roar. You know I can't live like this no more. E questo una volta doveva essere l'accesso per il traghetto della NASA. Un po' dismesso, perché qua tutta la struttura che sta dall'altra parte si vede da lontano, è ancora in funzione, lanciano missili. E ragazzi, siamo in un posto spettacolare. Non ho idea se si possa rimanere qua la notte a dormire, sarebbe bellissimo. Chissà. Questo era evidentemente un molo per far salire dei veicoli e farli andare dall'altra parte. Ok, facciamo anche un giro in cielo e vediamo un po' se si riesce a vedere la NASA da lontano. On our way with good feelings. Well, it's just another Friday in paradise. So bring your A game, 'cause you know this party won't stop. We can never run out of time sipping strawberry lime, you know. Everybody's standing in the line for the water slide. You can come on over. We can take the roller coaster.
ragazzi, naturalmente con il drone non ci potevo volare perché era in zona no fly. Ma a noi là in fondo ci sembra di vedere che c'è sta missile, eh? Lo vedremo dalle immagini della videocamera. Siccome sono su questa parte di cemento, in questo momento non c'è vento, c'è anche un po' di sole, cambio l'olio. Lo cambio al volo, lo metto via e poi chiaramente porterò l'olio usato in una discarica che credo sia o AutoZone o Ripley o quelle cose lì. Vamos. Per la felicità di Lucia metto la tuta. Serve un buto, sì. Se ce l'hai un bel buto grosso. Mi farò anche da un buto. Allora, un lavoro rapido. Mi metterò anche i guanti. Nel frattempo Lucia inizia a preparare il pranzo. Apro il tappo, tiro fuori la stina, prendo il secchio che avevo comprato apposta, lo vado a infilare nell'apposita posizione. È stralargo, quindi... Ok, adesso svito il filtro. Ok, per finire metto l'olio. Questi contenitori sono stracomodi. Contenitori li devo tenere per mettere l'olio vecchio. Bene, mi sono messo i barattoli dell'olio usato qua dietro, che abbiamo travasato. Ci prepariamo la partenza. Stiamo per lasciare un altro stato, la Virginia. Quindi passaggio di stato in questi giorni, eh? Sulla costa sembrano tutti più piccoli in questi stati, non è possibile. Ragazzi, adesso stiamo andando qui, che c'è uno state park. Abbiamo letto che forse si può caricare l'acqua. Il ranger non c'è. Ragazzi, effettivamente c'è la drinking water, c'è anche la dump station. Vediamo se va, perché funziona. È evidentemente tanto che non viene usata, ma funziona! Funziona! Prepariamoci a caricare. È tutto un po' congelato. Il tubo è bello freddo, raga. Il freddo non aiuta. La nostra paura è che queste zone dove si può caricare l'acqua, che ce ne sono tante qua negli Stati Uniti, quando diventerà più freddo, come sta facendo in questi giorni, magari le chiudono perché potrebbe gelare, non lo so. È un macello, sotto il sole prima non si sta neanche male, ma qui nel bosco. Mi aspetto. Cosa fai? Lavi il camion? Usiamo l'acqua residua per lavare il camion. Bene ragazzi, caricato, grande prestazione di questo parco nazionale. Lucia sta facendo il pieno di liquirizie. Andiamo, proseguiamo. Ora non vogliamo fare tanta strada, cerchiamo un posto per la notte. Però qua in Maryland siamo nel mezzo della foresta. Questa non saprei come definire la strada principale, se contare, non saprei. When I first saw her, a black cat crossed my trail. Bad news and high heels made me go off the rails. But one look at her. Intanto siamo arrivati a Snow Hill. Come on, she's just my kind, can't get her off my mind. She's my kind of woman, I need a soul. Yeah, my kind of woman, I can't let her go. 5 feet of dynamite will keep me dancing through the night. You know a black cat got nothing on a lucky man. Cos'è quella mutra?
casa in mattone. Camion otto del Dollar General. Oh, bellissimo. Ci sono anche qua chiese di tutti i tipi, tutte le religioni possibili inventate dall'uomo. Stracanale. Allora procediamo. Qui non si sa bene che cos'è. Ah, una cannery auction. Ah no, qua devo riempire i camion dell'acqua. È la grandissima e famosa pipa messicana Down Under. Take away naturalmente anche qua. Dobbiamo andare poco più avanti, che avevamo letto che c'è questo posto che si chiama Fornace Town, che praticamente appunto probabilmente c'era la fornace. Un cartello poco fa che probabilmente è aperto solo d'estate, quindi non so se riusciremo. Un sacco di pannelli fotovoltaici sui tetti di questo edificio. Il sole sta calando. Ah! Old Fornace Road. Vedi? Ci abbiamo anche il vetro sporco. Ci stiamo infilando dentro la foresta più nera. Qua ci saranno gli orsi? Sì, ce l'hanno in Florida. Next metro. Sì. E il parking è quello. Oh, guarda là! Guarda quella strada! La fornace è chiusa. Però noi partiamo. Andiamoci un po'. In mezzo al bosco. In mezzo al bosco. Bene, questo vialozzo alberato doveva essere, credo, il parcheggio della fornace. Credo possa essere là dietro, che però è aperta solo d'estate. Noi proviamo a stare qui questa notte, vediamo quello che succede. Potrebbe arrivare lo sceriffo de Fornace Town e cacciarci. Vabbè, nel caso proveremo a dirgli in dove se va. Il posto è meraviglioso. Non siamo tanto lontani da Snow Hill. Vogliamo dare un occhio a questa strada che si infila nel bosco. Questa sembra una tagliafuoco. Là in alto, da qualche parte, ci deve essere un aereo. Eccola qua, la strada che si infila nel bosco. Ragazzi, se non sapessi che è esattamente dall'altra parte del paese, e se non ricordo male, neanche negli Stati Uniti, direi di essere nel posto dove John Rambo viene fermato dallo sceriffo e inizia tutta la storia del primo film. Non c'è nessuno su questa strada. Io cammino con le Crocs, non ho il coltellazzo di John Rambo in tasca, però... Qui abbiamo il vialetto per tornare da Valentino, che sta lì dietro. Ed eccolo qua, l'ingresso di Fornace Town. Questa lampada che fa un rumore che lo sentiremo per tutta la notte. È un'antica cittadina al cui interno probabilmente c'era una fornace. È tutto mantenuto come era una volta. Peccato, sarebbe stato bello andare a vedere. Dobbiamo tornare qua d'estate, Luci. Sì, l'elicottero che viene a cercare John Rambo. Ammazza, che è? Gli Stati Uniti sono incredibili, veramente. Cioè, passano elicotteri militari, aerei ogni tanto. Cioè, Comunque, ragazzi, c'è meno 5 adesso. Simone Monticelli. Simone Christian Monticelli. Christian is second name, yeah. Ma non lo so. Non credo che sia per quello. Dice che è un posto privato. I proprietari non si... Non vogliono più che c'è la gente si sta di notte qua. Thank you. Thank you. Good enough people. I don't think you're going to damage anything. No, no. We are watching a movie and then we go to sleep. And what time are you guys heading out in the morning? I think at maximum 9 in the morning we move. So, future reference, get permission from, like, because this is private property, okay? Okay. In the United States, you have to have permission before you guys can crash, okay? Thank you very much. All thank right. You, sorry. Thank you very much. Ragazzi, è arrivato lo sceriffo, ma è stra gentile, ha detto che il parcheggio è privato,
non si poteva stare perché il parcheggio del museo, e alcuni hanno fatto atti di vandalismo. Cioè, capiva che non eravamo questo genere di persone, però insomma ci è venuto ad avvisare, ha controllato i documenti, ci ha detto vabbè, state qui, poi andate.